L'aspetto con il quale sono entrata più in risonanza è risultato quello relativo alla possibilità che il metodo autobiografico creativo offre di mettere a nudo se stessi, di conoscersi più a fondo, di scoprire quelle caratteristiche più recondite che non sapevamo di possedere, e di conseguenza la possibilità di conoscere l'altro attraverso se stessi, di entrare in empatia e sintonia con l'altro, di conoscerlo e di creare un legame affettivo, relazionale, nonché sociale con l'altro. Il fatto che il metodo miri a sviluppare non le competenze alte, bensì quelle basse, quelle emotive, che generalmente sono considerate meno importanti, fa sì che l'individuo possa avviare o comunque riprendere un processo di crescita che gli consentirà di scoprire se stesso attraverso il gioco creativo, che diventa così il modo più immediato per entrare in contatto con la dimensione emozionale e farne uno stile di vita basato allora su relazioni soddisfacenti e proficue. Questo metodo consente di portare alla luce le emozioni più nascoste, che nessuno di noi vorrebbe provare o ammettere di provare. Pensiamo alla paura, alla rabbia, alla vergogna, all'ansia. Grazie all'utilizzo dei mezzi artistici di cui il metodo si avvale, le emozioni possono quindi prendere forma. Il metodo permette quindi di conoscerle, di prenderne consapevolezza e di comprenderne anche il valore intrinseco. Quindi il fatto di riconoscere e controllare le emozioni in sé e nelle relazioni è già una conquista nello sviluppo dell'intelligenza emotiva. Valorizzare le emozioni, dunque, per valorizzare la comunicazione e i rapporti sociali. Il metodo può sicuramente essere applicato in numerosi contesti. Team di insegnanti, educatori, psicologi, assistenti sociali e manager che potranno usufruirne in prima persona e poi riportarlo nelle loro attività. Sicuramente nei gruppi di adolescenti che sempre più manifestano problematiche a livello emozionale e relazionale e talvolta non si accettano per quello che sono e preferiscono l'omologazione per paura di scoprirsi. Con qualche modifica si potrebbe anche proporre a gruppi di anziani, poiché la costruzione di storie contiene in sé un potenziale terapeutico, perché funziona come un momento di rielaborazione di emozioni e ricordi. Assume il valore di un recupero, anche se parziale, di identità, attraverso la rievocazione di momenti di vita, di tracce del passato, e contemporaneamente assolve una funzione comunicativa come antidoto contro l'isolamento affettivo e relazionale. Il racconto si pone come un oggetto intermedio e simbolico attraverso cui condividere argomenti taciuti, dimenticati o nascosti, desideri e paure, ma è anche un dono che testimonia delle possibilità ancora creative della mente. Da tutto ciò si evince che il metodo può essere un valido strumento per lo sviluppo e il potenziamento dell'intelligenza emotiva che negli ultimi tempi è stata molto rivalutata quale elemento fondamentale di crescita.